Buonasera, benvenuti. E allora siamo alla fine del nostro ciclo dedicato all'agnosi e si è pensato di farle in questa forma, l'ultimo, dopo aver ascoltato tutti i conferenzieri che ci hanno presentato i vari aspetti di questo tema, e forse così è sembrato anche una cosa interessante poter concludere con una, invece con la conferenza come di consueto, con una, ecco, con un dibattito, una tavola rotonda, chiamiamola come vogliamo. E abbiamo con noi Don Innocenti, che ha aperto questo ciclo, come ricorderete, e poi abbiamo professor Givoni, professor Vannini. Ecco, io non sto a presentare perché tanto qui a Firenze sono padroni di casa, ma sicuramente vi voglio ringraziare per essere, aver accolto questo invito, essere venuti. E ecco come procederà: inizierà il professor Givone, naturalmente, dando spunti di riflessione, così. Poi il professor Vannini, poi eventualmente il professor Don Innocenti, e insomma vediamo, ecco, non sto qui a programmare tutto, perché appunto essendo una tavola rotonda con un dibattito, le cose va avanti, diciamo, ecco, procede così un po' sulla spinta delle sollecitazioni che vengono fuori, ecco, e in modo tale che sia, ecco, una cosa molto viva, molto vivace, che poi, a cui poi naturalmente può partecipare anche il pubblico, che può intervenire, anche perché così, ecco, questo tema, questo dell'agnosi, che si presta a questo, perché è qualcosa anche, non è così una qualcosa di così chiaro, così semplice, ha molte sfaccettature, e poi c'è un aspetto, diciamo, a volte viene detto, viene pronunciata questa parola con un senso di negatività, come qualcosa che racchiude qualcosa di misterioso da una parte, di segreto, e dall'altra è quasi fuorviante. Dall'altra però, se noi pensiamo al significato anche etimologico, vuol dire conoscenza, quindi è qualcosa di sommamente, deve essere sommamente positivo. Quindi ecco, vorrei e spero, ecco, che così sarà, che questo incontro appunto sia appunto un incontro per una discussione viva e proficua. Grazie, io lascio ora la parola al professor Givoni. Grazie. Grazie a lei, padre, grazie a lei, Don Innocenti, grazie a tutti voi. L'agnosi è il grande tema a cui è stato dedicato un ciclo, immagino che molti di voi abbiano seguito alcune delle lezioni all'interno di questo ciclo, e quindi immagino anche che molti di voi abbiano le idee anche più chiare di quanto non le abbiamo, non dico noi, ma io, su un tema che, come diceva giustamente il padre Sbaffoni poc'anzi, si presenta con una sua radicale ambiguità. C'è qualcosa di molto positivo, e ciò a cui pensiamo quando pensiamo alla gnosi, ma c'è anche un'aura di negatività intorno alla gnosi stessa. Per dirla con le parole di Don Innocenti, che non so se devo chiamarla Don Innocenti o come un signore Don Ennio. C'è una gnosi autentica e c'è una gnosi spuria. C'è una gnosi ingannevole e c'è una gnosi veritiera. C'è una gnosi che dice la verità, che è la verità,
e c'è invece una gnosi che inganna, che è menzogna. Ora, questa ambiguità che è nel concetto di gnosi, questa ambiguità sottolineata in questo suo libro da Don Innocenti, è contestata per esempio da coloro che ritengono che la gnosi sia soltanto l'una cosa o l'altra. Ecco, è appena arrivato De Marco. De Marco, citando Voegelin, ci ricorderebbe che la gnosi è costitutivamente ingannevole, menzognera, perché assume un punto di vista che è lo stesso punto di vista della verità e sulla verità, punto di vista della conoscenza come conoscenza della verità e sulla verità, ma facendo venir meno nel rapporto tra il soggetto che conosce e l'oggetto che è conosciuto e che tuttavia costituisce il principio della conoscenza, facendo venir meno quella mediazione in forza della quale soltanto si dà vera conoscenza. Beh, così come si potrebbe citare, qui accanto a me c'è Marco Vannini, perché ho citato De Marco? Perché De Marco in questo libro ha scritto un bellissimo libro sulla presenza della gnosi, ma la gnosi proprio nel senso in cui ne parla Voegelin, quindi in quel senso falsificante, menzognero, è presente nel mondo moderno, nell'arte contemporanea. Ora cito Marco Vannini, che è qui accanto a me, perché grande studioso della Simone Weil, e la Simone Weil direbbe, anche se non con questa brutalità e quasi sfacciataggine con cui lo dico io, che la gnosi è verità, è conoscenza della verità. Don Innocenti tiene ferma l'ambiguità. Gnosi spuria e gnosi autentica. Gnosi pura e spuria. Ma prima ancora, allora, chiediamoci che cos'è, cerchiamo di dare una definizione di questo concetto. Di nuovo, permettetemi il massimo di semplificazione. E allora diciamo che gnosi è la conoscenza che salva. È la conoscenza che coincide con la salvezza. Non è la conoscenza che conosce e, oltre a conoscere, secondo verità, salva. Ma è la conoscenza che, proprio perché conosce secondo verità, è conoscenza soterica, conoscenza salvifica. In che senso? E che cos'è l'oggetto di questa conoscenza? L'oggetto della conoscenza è la verità. Ma quale verità? Non questo o quella verità, la verità che potrebbe scoprire la scienza, questo o quella verità che potrebbe scoprire la scienza, questo o quella verità che potrebbe essere accertata dall'esperienza morale o altro. No, la verità dell'essere. La gnosi è la conoscenza che ha per oggetto la verità dell'essere, la sostanza, ciò che l'essere propriamente è. Che cos'è la sostanza dell'essere? Che cosa propriamente è l'essere? È logos. La conoscenza che conosce il logos, la conoscenza che conosce il logos nella sua struttura, nella sua struttura essenziale, nella sua verità, è gnosi, è conoscenza salvifica, ed è conoscenza salvifica perché libera il soggetto dai pregiudizi, da ogni punto di vista per l'appunto soggettivo e quindi legato inevitabilmente all'egoità, direbbe Marco Vannini, direbbe Simone Weil, legato a un io dominato da desideri, pulsioni, punti di vista personali, particolari, e lo consegna all'essere che, nel momento in cui gli appare nella sua totale trasparenza, nella sua totale verità, non può che essere accolto in senso
liberatore. Non può che essere meglio ancora, non può che essere liberamente accolto. Perché è una, come capite bene, una dolce costrizione, quella dell'essere che si offre nello specchio della verità. Dolce costrizione nel senso che non chiede a me se non di liberarmi appunto da tutto ciò che mi impedirebbe di accoglierlo e di accoglierlo per quello che è liberamente. Insomma, la gnosi, da questo punto di vista, ha per oggetto la verità dell'essere, quella verità dell'essere che è Logos, quel Logos che è in principio ed è sempre e sempre è presso Dio, quel Logos che è Dio. Si viene così a stabilire una, Fögerin l'avrebbe chiamata, come si ricorda De Marco, quella compenetrazione tra la dimensione, che è la dimensione di trascendenza, la dimensione dell'essere, la dimensione della verità e l'anima che conosce. Una compenetrazione, anzi addirittura un darsi in trasparenza della verità dell'essere all'anima, tale per cui l'anima si conosce o si riconosce identica all'essere stesso, ma riconoscendo altresì, ecco la gnosi pura, la gnosi veritiera, riconoscendo altresì che l'essere, che pure è identico ad essa, è l'essere e quindi è infinitamente altro da sé, la trascende. Perciò c'è bisogno di un mediatore. Far venir meno, disconoscere la necessità del mediatore, disconoscere quindi il fatto che l'anima e l'essere sono in un rapporto al tempo stesso di trascendenza e di identità, disconoscere quello significa come dire, rendere l'anima e quindi l'io autonomo, portare l'anima a imporsi all'essere stesso, mettere l'anima nella condizione di perdere tutto ciò che non solo aveva trovato, ma che l'aveva costituita nella sua verità essenziale. Una specie di ricaduta nel soggettivismo, che è la seduzione, la tentazione intrinseca ad ogni gnosi, anche alla gnosi pura, autentica, anche alla gnosi secondo verità, perché essendo la gnosi appunto fondata sul rapporto dell'anima con l'essere, un rapporto di compenetrazione, di trasparenza se volete, ma che tiene ferma la differenza, cioè la trascendenza dell'essere all'anima, all'io, ecco che questa tentazione, questa possibilità di una caduta della gnosi, di un pervertimento della gnosi, che è gnosi pura, e diventa gnosi spuria, ecco questa possibilità è intrinseca alla gnosi stessa. Il pericolo del soggettivismo, così lo chiama e giustamente lo chiama Don Innocenti, tanto che è possibile fare una storia della gnosi spuria e della sua derivazione dalla gnosi pura, dalla gnosi originaria, autentica, dalla gnosi secondo verità. Naturalmente questo richiederebbe, ma possiamo, sulla scorta di quanto Don Innocenti scrive in questo suo libro, dire che è possibile leggere tutta la storia della filosofia moderna e contemporanea nel segno di questo pervertimento, che non dico sia necessario, ma è accaduto.
nel segno di questo soggettivismo che viene a imporsi alla gnosi pura e la trasforma in gnosi spuria. La gnosi è conoscenza della verità oggettiva. Don Innocenti non teme di usare questa espressione, oggi è pur cosa tenuta in un certo sospetto, la verità oggettiva. Se la verità oggettiva allora non è più la verità dell'anima, che la verità oggettiva è la verità che si contrappone a un soggetto, e se una verità che si contrappone a un soggetto allora è ancora a pieno titolo verità, e quella verità è la verità della gnosi. Ma lasciamo stare. La verità oggettiva, dice Don Innocenti, è quella che si oscura agli occhi di una gnosi, dove il principio della soggettività, del soggettivismo, quel soggettivismo tipicamente moderno, spezza la perfetta unitotalità di anima e verità dell'essere. Spezza quello che lui chiama il perfetto infinito. Qual è il perfetto infinito? L'infinito, noi lo sappiamo, è uno dei concetti più equivoci che ci possano essere. I greci, come sapete, e anche gli gnostici greci, lo tenevano in grande sospetto. Perché è in grande sospetto? È perché l'infinito è un concetto impensabile se non contraddittorio. L'infinito è la totalità che, oltre a comprendere se stessa, l'infinito è un tutto che, oltre a comprendere questo tutto che esso è, l'infinito, comprende anche ciò che eccede a questo tutto. Può esistere qualche cosa del genere? L'infinito come totalità, l'infinito come tutto, che comprende se stesso e comprende anche ciò che lo eccede, infinito. I greci non ridevano. La realtà dell'infinito veniva radicalmente esclusa. Anassimandro, certo, che parla dell'infinito, ne parla come di un paradigma negativo di quella totalità dell'essere, che in sé è finita, che è la perfezione, ma proprio in quanto perfezione non ammette il concetto di infinito, se non come concetto puramente negativo. Paradigma, misura di ciò che il tutto perfetto, l'essere, non è. Questo è l'infinito, impensabile. Così come poi in epoca moderna ricomparirà questo concetto e saranno i romantici a evocarlo, a introdurlo, ma anche lì concetto sommamente equivoco. Perché? Perché è l'infinito. È anche tutto ciò che è infinito non è, tanto vero che dà luogo a desiderio, nostalgia, movimento verso qualche cosa che non c'è, continuo passaggio, contraddittorio passaggio, o quantomeno paradossale passaggio, dall'essere al non essere, ad infinito, il cattivo infinito, diceva Hegel, cattivo, perché sviante. Perché estraneo alla verità. E invece la gnosi di cui parla Don Ennio è fondata sul perfetto infinito. Che cos'è il perfetto infinito? È proprio l'infinito che contiene se stesso e anche ciò che è al di là di esso. E ciò che contiene il tutto è un tutto, è una totalità, ma una totalità così fatta da comprendere anche ciò che è al di là di esse, ciò che non può essere pensato se non in termini di trascendenza. Il perfetto infinito è di nuovo quello che sta nel segno della perfetta compenetrazione dell'anima e della verità dell'essere. Perché infinito? Perché viene usato questo concetto? Perché la verità dell'essere è al tempo stesso identica alla verità che la gnosi afferra, che la gnosi fa sua, di cui la gnosi si appropria, ma è anche infinitamente altra. Questo vuole tenere fermo il concetto di gnosi a cui fa riferimento
Don Innocenti. La gnosi, che ha per oggetto la conoscenza da parte dell'anima di qualche cosa che chiamiamo verità dell'essere, e che è per l'appunto la verità dell'essere perché è il logos, ma che è logos come principio costituente l'anima, e quindi principio che trascende l'anima stessa, questo perfetto infinito si trova realizzato nella ricostruzione che fa della gnosi Don Innocenti solo nella metafisica cristiana, in quella che non saprei chiamare altrimenti che metafisica cristiana, cioè in quel pensiero che, pensando il cristianesimo, pensi il cristianesimo come una forma di gnosi perfetta, cioè come quella conoscenza del logos che è il logos, e quindi è l'anima, ma è anche il logos, e quindi è anche più che l'anima, è Dio, da cui donde la necessaria mediazione dell'uomo Dio, donde la necessaria, il necessario svolgimento della gnosi in una teoria, in una teologia meglio, dell'incarnazione. La gnosi pura, fondata sul perfetto infinito, sull'idea di perfetto infinito, è a sua volta fondata su una teologia dell'incarnazione. Fuori di una teologia dell'incarnazione non c'è gnosi che sia pura, che sia perfetta, che sia autentica, perché c'è solo gnosi spuria, solo gnosi imperfetta, solo gnosi ingannevole. Dove è avvenuto il... dove riconosciamo il punto di rottura? Dov'è che la gnosi, come metafisica cristiana, come teologia dell'incarnazione, come trasparenza dell'anima alla verità dell'essere, nel senso che ho detto, dove tutto ciò si spezza? Questa perfetta costruzione che è la metafisica cristiana si spezza e apre in una direzione in cui, per l'appunto, c'è ancora cristianesimo, ma non c'è più, e infatti c'è un cristianesimo spurio. C'è ancora gnosi, ma non c'è più, c'è gnosi spuria. E questo accade con il pensiero moderno, questo accade nella filosofia moderna, quella filosofia moderna che ha il suo epicentro in Kant e che Don Ennio interpreta appunto come, non lo dice di nuovo con la brutalità che io gli metto in bocca, per certo sua, anche se ci sono pagine in questo libro di una durezza che riguardano per esempio le forme della gnosi in arte, nell'arte contemporanea, che, ma comunque sia, non lo dice con questa brutalità, lo dico io, Kant è il responsabile della degenerazione, del pervertimento della gnosi cristiana, della gnosi pura, in gnosi impura, imperfetta, spuria, diciamo pure degenerata, con tutto quello che segue, tanto da trasformarla in una forma di radicale nichilismo. E cosa c'è di più contrario, di più opposto del nichilismo, quel nichilismo che l'arte contemporanea, il cinema, il teatro, di cui danno così ampia prova, no? Leggete le pagine che sono dedicate a questi fenomeni nel libro di Don Innocenti. Cosa c'è di più lontano del nichilismo dalla gnosi della verità dell'essere, dalla gnosi della verità del logos, dalla gnosi della trasparenza del logos all'anima, di più lontano della gnosi dell'infinito perfetto, infinito che al tempo stesso infinito e perfetto. Sembra un paradosso, ma è il paradosso della metafisica cristiana, lontanissima dall'arte contemporanea, dalla musica contemporanea, dal cinema contemporaneo, a causa di Kant, poveretto, no? Non solo, ma certamente Kant ha una gravissima responsabilità. E perché? Perché Kant ha reintrodotto
come fondamento della conoscenza il principio individualistico, l'io. Che cos'è il trascendentale di Kant? È il trascendente a forma e a misura dell'io. È il trascendente che non fonda l'io, come nella metafisica cristiana l'essere, il logos, fonda, addirittura crea l'anima, ma proprio il contrario. È il trascendente che è fondato dall'io, che è creato dall'io, che è prodotto dall'io. Questo è il trascendentale. Per cui una inevitabile forma di finitismo che a sua volta si trasforma in una forma di soggettivismo, e mettete insieme il finitismo e il soggettivismo e troverete molto sbrigativamente il nichilismo. E questo è Kant. Ma appunto qui che le cose stiano almeno in parte così, che la storia della filosofia moderna e contemporanea possa essere ricostruita così, è un fatto. Nasce da lì il nichilismo di cui tanto si parla, e che consiste nel più radicale disconoscimento del legame essenziale tra la verità e la conoscenza che ne abbiamo. Certamente il soggettivismo è responsabile di questa deriva, di questo esito nichilistico del moderno. Ma siamo sicuri che la storia della filosofia moderna e contemporanea possa essere ricostruita? Siamo sicuri che la genesi della filosofia moderna e contemporanea sia questa e nient'altro che questa? Siamo sicuri che non si possano, il moderno stesso e tutto quello che ruota intorno al moderno, quindi la musica, l'arte, non possano essere letti altrimenti? Ma la linea Kant e Hegel, Kant e l'idealismo. Ecco, in questo libro molte pagine sono dedicate a Kant, meno ad Hegel, ma possiamo presupporre che nel quadro della ricostruzione operata della filosofia moderna e contemporanea la linea Kant-Hegel vada diritta diritta, non sia altro che un ponte verso quel nichilismo di cui ho appena parlato e che è la chiave di volta, è la chiave che apre tutte le porte dell'arte contemporanea, del cinema contemporaneo, del teatro contemporaneo. Siamo sicuri che le cose stiano così? E se ci fosse un'altra lettura, se si potesse leggere altrimenti il movimento che va da Kant a Hegel e ci raggiunge, se ci fosse dato di trovare un'altra chiave all'interno di questo stesso movimento, allora magari potremmo scoprire nel teatro contemporaneo, come per appunto De Marco fa nel suo bellissimo saggio, la presenza di una gnosi che non necessariamente è nichilismo demoniaco e infero. La presenza, tracce, non solo tracce, di un altro concetto di gnosi. Un concetto di gnosi che invece rimanda proprio a quello fondato sulla perfezione dell'infinito, a quello fondato sulla compenetrazione nella conoscenza dell'anima e del logos. Siamo sicuri che il perfetto infinito, o se non altro risonanze, echi di questo perfetto infinito, non siano ritrovabili anche nella musica contemporanea e non solo nella musica che è cara a Don Ennio e che a lui sembra la sola davvero capace di dare voce
all'agnosi originaria, ed è la musica cristiana. Non solo la musica greca, anche la musica polifonica. Voi sapete questo dibattito tipicamente interno all'estetica, se la musica polifonica sia ancora musica cristiana, cioè sia ancora musica, potremmo dire, sia ancora agnosi dei perfetti, o se la musica polifonica già non apra nella direzione di una dispersione nichilistica, appunto polifonia è questa, è dissonanza, è la plurivocità negativa che spezza il perfetto infinito. Ecco, lasciamo stare adesso questa diatriba. Io chiedo, siamo sicuri che il perfetto infinito, la gnosi come conoscenza del Logos, siamo sicuri che un eco di tutto ciò sia riconoscibile solo nella musica gregoriana e polifonica e non anche nella musica contemporanea? Siamo sicuri che il teatro contemporaneo non ci riveli anche scenari, prospettive che non sono quelle della gnosi spuria, ma quelle della gnosi pura? E torniamo allora alla domanda filosofica. Siamo sicuri che Kant e Hegel siano degli gnostici spuri e non anche, se interpretati in un altro modo, degli gnostici purissimi? Siamo sicuri che in Kant il trascendentale non sia precisamente ciò che lo stesso Don Ennio ci ricorda, e cioè il trascendente presente qui e ora, diciamo il trascendente immanente? Siamo sicuri che il trascendentale di Kant non sia il modo tipicamente moderno di pensare la presenza dell'eterno nel tempo? Non sia la possibilità tipicamente moderna di pensare la conoscenza del Logos incarnato e quindi anche mortale, anche storico, che diviene? E infatti Hegel è proprio questo che fa. Lo riconosce l'eterno nel tempo. Hegel in questo non fa che portare Kant alle estreme conseguenze. E da questo punto di vista Hegel non è il padre del pervertimento e della degenerazione del moderno. È un gnostico dei perfetti. E non c'è forse, e qui credo che Marco mi darebbe ragione, un gnostico dei perfetti, più gnostico dei perfetti di Hegel. Ecco, queste sono le domande a cui non pretendo di dare una risposta, ma che ho voluto riproporvi, che questo libro così denso, così intenso mi ha suggerito, e che io giro anzitutto all'autore e poi anche a voi, sperando di non avere oscurato e turbato e complicato ulteriormente le cose, anziché semplificarle come sarebbe stato mio dovere. In questo caso mi scuso. Bene, anch'io innanzitutto ringrazio chi ci ospita, ringrazio Don Ennio, ringrazio l'amico Gibone per quello che ha detto, che mi trova diciamo largamente consenziente. Ora io però devo dire che da buon scolaro avevo preparato la lezione, perché il programma diceva con una particolare attenzione all'arte contemporanea, o mi sbaglio? Io sono venuto meno qui. Qui hai ragione. No, ma sto scherzando. Mi riprometto poi di dire no, qualcosa. No, certamente, anche perché io non lo dirò, ma qui il professore di estetica sei te, io sono assolutamente un dilettante e molto ignorante della materia.
Devo dire però che innanzitutto ringrazio il libro, anzi i libri, perché non è solo uno, di Don Ennio per i suggerimenti, gli stimoli all'indagine che ho ricevuto in merito. Allora cercherò di dire qualcosa rapidamente, molto rapidamente, su questo tema specifico dell'arte contemporanea, arte gnosi, e poi se mi consentite 5 minuti di tornare però sul, come dire, sul tema di fondo, quello di cui ha parlato Sergio Gibone, insomma, cosa è cosa è gnosi, cosa si può dire puro, cosa è impuro, eccetera. Ma dunque, io innanzitutto direi che l'arte contemporanea che è stata definita di recente, cioè qui davanti degli appunti, nel libro per esempio di Alain Besançon, L'image interdite, 1994, come un'arte iconoplastica, come una moderna iconoplastia, e come arte propria del tempo della morte di Dio. Anche un artista italiano ben noto, che è Lucio Fontana, morto nel 1969, parla dell'arte contemporanea come ciò che rappresenta la fine di Dio, la morte di Dio. E qui io credo che non si debba scomodare tanto la filosofia, quanto direi, come dire, il moderno, la moderna scienza, la moderna filologia, starei per dire dal punto di vista filosofico, insomma, l'illuminismo, cioè il venir meno nell'Ottocento sostanzialmente, ma anche prima, perché Lessing scrive a metà del Settecento, scrive prima della Rivoluzione francese. Il venir meno di quella fede, diciamo, biblica nella storicità delle scritture, che aveva retto per secoli, si può dire quasi per quasi due millenni, l'Occidente e anche la sua arte. Insomma, no, qui siamo a San Marco, vuol dire, le celle con i dipinti del Beato Angelico che sono qui accanto a noi, sopra noi, rappresentano, credo, la maniera migliore, almeno secondo me, una delle veramente più perfette, quanto l'ispirazione religiosa possa essere responsabile, e ad essa si debba, come dire, la grande arte. L'arte bella, l'arte di cui appunto parla Hegel, l'arte come una delle forme dello spirito assoluto, cioè di qualche cosa che ha in qualche maniera a che fare, lui dice l'assoluto perché è un filosofo, ma noi possiamo anche sbrigativamente tradurlo con Dio. Senza questo rapporto con l'assoluto, beh, anche l'arte, come dire, scade di gran lunga. Ecco, io credo che appunto più che cercarlo in Kant, in Hegel, eccetera, vada cercato in questo, direi, diffuso, c'è poco da fare, nel nostro tempo, ma nel nostro tempo ormai vuol dire da 150 anni, non è che voglia dire da ieri l'altro, diffuso venir meno di quell'appunto fede di tipo biblico che aveva retto la Divina Commedia o appunto gli affreschi del Beato Angelico. E questo lo dicono credo abbastanza i fatti, perché uno studioso, e molti di voi conoscono di queste cose, che è Massimo Introvigne, a cui devo anche molti dei suggerimenti delle cose che ora sto per dire, in realtà lui sostiene che anche l'arte contemporanea non è che sia, come dire, irreligiosa o atea, sta cercando altre strade. Cerca altre strade perché, come dire, quelle della tradizione cristiana occidentale non le può più seguire, insomma, non le può più seguire, e va cercando. Ecco qui,
ma cercando in terreni sui quali gli studi di Don Ennio effettivamente possono avere grande ragione, perché molta ragione, perché sono quasi sempre strade. Ma io non voglio dare giudizi naturalmente, ma strade così dell'esoterismo, dell'occultismo, di vari ismi, insomma, non hanno quella chiarezza che noi legittimamente potremmo aspettarci dalla grande arte. Vi do soltanto qualche accenno, anche perché sono cose che appunto ho scoperto con piacere, perché piacere della conoscenza, no? Che ho scoperto proprio seguendo questa linea e cercando di approfondire un po'. Per esempio il fatto che una quantità straordinaria di ben noti artisti contemporanei sono seguaci, contemporanei vuol dire comunque dell'ultimo secolo, sono seguaci ad esempio, tanto per cominciare, della società teosofica, no? La teosofia, la quale nasce più o meno nell'ultimo quarto dell'Ottocento e ha avuto come seguaci, ma spesso di grande rilievo, una quantità di personaggi. Ora non sto a farvi tutta una serie di nomi perché altrimenti vi annoio, ma insomma che sono degli artisti, sto parlando qui delle arti figurative, sto parlando di queste, note anche ai, diciamo, ai profani, tra i quali per primo mi ci metto io. Per esempio diversi dei nostri, anche italiani, futuristi, che erano seguaci della teosofia, oppure membro attivissimo della medesima, Mondrian, e ancora Kandinsky, il quale è, incontrando la teosofia, che passa, diciamo, alla sua forma artistica, e scrive nel 1912 un manifesto, Lo spirituale nell'arte, un titolo significativo, no? Che sta cercando anche lui in qualche maniera lo spirituale, solo che non è più quello evidentemente della tradizione cristiana in quanto tale. E ancora si potrebbe arrivare fino ai nostri giorni, ma non voglio annoiarvi, con una quantità di personaggi, devo dire, per esempio, a me non noti, ma se andiamo a controllare sui... ora si va tutti su Wikipedia, ma sono, diciamo, vedo che sono notissimi, i quali sono stati appunto teosofi. Oppure, variante derivazione della medesima, antroposofi. Perché, come tutti sanno, la teosofia, Madame Blavatsky, eccetera, ha generato, diciamo sì, come costola, una costola di Adamo, l'antroposofia. E però ho scoperto, per esempio, una scelta così, anche curiosità e piacere, che il fondatore del partito tedesco dei Grünen, dei Verdi, tale a me ignoto prima, Joseph Beuys, morto nel 1986, era un artista seguace, convinto, ha scritto anche, insomma, non è semplicemente una cosa, dell'antroposofia. E o, perché qui appunto poi si entra in un terreno, quello in cui appunto gli studi di Don Ennio si trovano più a suo agio, che è anche a volte il terreno, come dire, per esempio dello spiritismo, lo spiritismo, questa svedese Hilma af Klimt, oppure Ethel Le Rossignol, uno è morto nel 1944, nel 1970, quali praticavano appunto spiritismo, si dicevano in rapporto con attività, con entità, eccetera, eccetera. E tornando indietro, un pochino indietro, anche qui appunto, ripeto, non voglio annoiare, ma sembra determinante proprio per Kandinsky e Mondrian, siano stati degli esoteristi rosacruciane, martiniste, eccetera, tale Giuseppe Ladan, eccetera. Un'altra ancora corrente, diciamo,
Cioè, nel nome c'è il cristiano, insomma, forse non è proprio quello che perfettamente si intende per tale, la Christian Science, no? L'americana Christian Science, ha generato una quantità di artisti che scopro essere famosissimi. Dico scopro perché io non lo sapevo, i miei studi di storia dell'arte liceali si fermavano grosso modo a Michelangelo, a Michelangelo, quindi l'arte contemporanea è stato sempre un terreno, devo dire, poco noto, magari anche per questo, probabilmente per molti di voi sono notissimi, per esempio questo Joseph Cornell, quello che fa l'arte assemblando gli oggetti, è notissimo, sì, Bene, questi sono Christian Science, questi sono della Chiesa. E infine, per non farla tanto lunga, anche perché ripeto, vorrei dire qualche cosa sul tema centrale, la attualissima Scientology, la quale ha innanzitutto nei suoi centri, che si chiamano Celebrity Centers, fa corsi di arte, e alla quale hanno aderito vari artisti contemporanei. Uno si chiama Helm Wein, austriaco, altro Röhring con i suoi tarocchi, tutto il programma, eccetera. Qui si parte appunto da che cosa? Si parte evidentemente dal non trovarsi più in patria, non trovarsi più a proprio agio all'interno di una tradizione nella quale magari siamo anche nati, perché avevo qui annotato come ultima cosa, per esempio una artista contemporanea che si chiama, come si chiama? Marina Abramovic, anche questa è famosissima a quanto sembra, la quale era addirittura nipote di un patriarca della Chiesa serba. No, mi sembra una cosa estremamente che stanno beatificando, hanno già beatificato. Lo dico male? No. E qui sembra che appunto si vada addirittura in ambiti, direi chiaramente, come dire, dove l'esoterismo sfocia in cose che sono, insomma, contrarie al mondo cristiano, cose tipo satanismo, eccetera. Questa signora, a quanto si dice, è stata ispiratrice di artisti, tra virgolette, come Madonna, il cui nome è tutto un programma, direi, e anche molto interessante, però, anche una delle, come dire, ispiratrici di una signora di un certo rilievo che era Hillary Clinton. Allora, dicevo, qui ci sono molte cose importanti che io, ripeto, ora non insisto, perché altrimenti ci annoiamo, ma Dio non è stato abbattuto, scriveva Malevich nel 1920, non è stato abbattuto, anche se il comunismo, lui era russo, ha abbattuto il vecchio Dio. C'è, come dire, un nuovo Dio che noi stiamo cercando, e che cerchiamo in vari modi. Ora, personalmente, molti di questi modi, diciamo pure, non mi piacciono, assolutamente, ma non perché siano gnostici, spuri o cose di questo genere, e ora andrò brevemente a parlare di questo, ma perché, a mio parere, l'arte si giudica, come dire, dal rapporto che ha col bello, con la bellezza. Diceva Simone Weil, che molto opportunamente è stata citata e che ci cito volentieri, che, parlando dell'arte figurativa, sto parlando solo di questo, che è bella un'opera d'arte quando noi la potremmo appunto avere
in una cella, essendo condannati, come questi non erano condannati, ma insomma le celle dei frati, avendola lì tutto il giorno, tutti i giorni dell'anno, questa immagine, e se la possiamo guardare sempre provando gioia, allora sì, allora è arte. Se invece non è tale, è da buttare via. E aggiungeva, io sottoscrivo in pieno, la buona parte delle cose che noi abbiamo a giro, lei è, essendo parigina, parla delle statue del giardino del Lussemburgo, ma noi possiamo prendere insomma quelle di casa nostra, le sopportiamo solo perché non le guardiamo. Perché se le guardassimo a lungo, non le sopporteremo. Ecco, questo credo che sia platonicamente il criterio, al di là di, come dire, di giudizi religiosi, il criterio che mi sento di seguire nell'ambito del discorso dell'arte. Aggiungerò che purtroppo nel nostro tempo, in cui predomina, come dire, l'economia, l'economicismo, questo discorso è reso molto difficile dal fatto che l'opera d'arte viene subito, come dire, valutata sulla base di un suo valore venale. Allora, capito, di fronte a quanto vale, quanto costa, eccetera, eccetera, è chiaro che questi parametri non vengono meno. Cioè, mi spiego, la riproduzione della Donskaya, una icona russa, una Madonna, come loro dicono, Eleusa, cioè misericordiosa, la riproduzione che io ho in camera mia, certamente essendo riproduzione, come valore venale non credo che abbia più di qualche euro, forse qualche decina di euro, mentre appunto certi oggetti che abbiamo rinominato possono essere. Beh, ma questa è un'altra cosa, insomma, un'altra cosa. Bisognerebbe avere il coraggio, oso dire kantianamente, no? Di far valere cosa significa il giudizio e cos'è il bello, in cui evidentemente l'economia non c'entra niente. Allora, dopo questa anche troppo lunga incursione, vorrei dire qualche cosa anch'io sul tema centrale. Ma dunque, io lo dico francamente, non sono d'accordo con, e in questo non sono d'accordo neanche appunto con Donne Innocenti, sull'estendere il concetto di gnosi, direi all'infinito, nei tempi e nelle cose, nei luoghi. Perché proprio la buona filosofia scolastica che Don Ennio ama, ma che amo anch'io, no? Insegnava che quod dicitur de omni, poi dicitur de nihilo. Perché se qui la banda degli gnostici comincia con Talete e finisce non solo a Hegel ma a Heidegger, ma io non, diciamo pure, non mi ci raccapezzo più. Cioè, non contesto il fatto che si possa applicare la categoria, ma un po' direi ad libitum, e sinceramente non vedo nessi appunto così forti tra personaggi pure così accomunati invece dagli essere gnostici, in questo caso nel senso negativo, no? Nel senso spurio. Dettagliando, vabbè, vorrei anche, come dire, contestare alcuni degli specifici giudizi. Di Hegel ha già parlato Givone e quindi non insisto, ma anche per altri, insomma, perché credo, insomma, siano molto discutibili, cioè siano frutto, direi, di una griglia che viene applicata, a mio parere, lo dico sinceramente, rispettosamente, anche un po' forzosamente, a volte anche, direi, andando incontro a degli equivoci, che per esempio quando Don Ennio scrive che Spinoza ha simpatia per la Cabala, che ovviamente non può vedere, ma neanche io. Cabale in tedesco significa imbroglio, per chi non lo sapesse, va bene, che di fronte a... no, ma no,
Spinoza ha scritto contro la Cabala le frasi più belle, io non ho scritto più chiare nel trattato teologico, dice la Cabala, io i cabalisti non so se siano più imbroglioni o più imbecilli, perché danno a intendere di conoscere cose che non conoscono e trovano evidentemente verità. Allora, ma al di là di questo, vengo al punto centrale e finale del discorso, per dire, ma gnosi significa conoscenza. Cioè, la gnosi è una conoscenza religiosa, indiscutibilmente, che non è la conoscenza dell'acido solforico. E il cristianesimo è una gnosi. Ec est vita eterna ut cognoscant te. No, è radicato nel Vangelo il concetto, come dire, del conoscere, del conoscere Dio. Ora, se noi andiamo, ripeto, come io credo si debba fare, a parlare dello gnosticismo in senso proprio, in senso più stretto, cioè a quello, insomma, del mondo tardo antico, appunto, innanzitutto, per un certo verso, i primi cristiani, a cominciare da Paolo o Clemente Alessandria, eccetera, non avevano timore nel chiamare se stessi gnostici. E quindi, come è stato detto, si può altro ripetere, gnosi di per sé stessa è una bella parola, perché vuol dire conoscenza. Non è una cosa, indiscutibilmente è chiaro, e qui viene poi il discorso, la vera contro le false, va bene, certamente. Ma se io guardo le cose in maniera, come dire, spassionata, cioè con la onestà che si deve avere, non solo in quanto storici della filosofia, non solo in quanto, come dire, specialisti, eccetera, eccetera, che cosa io ovviamente non sono, ma con l'onestà che ogni uomo dovrebbe avere quando si occupa di queste cose. Ma è chiaro che la distinzione qui tra vera gnosi e falsa gnosi è estremamente soggettiva. Perché? Ma se io leggo, mi sembra che l'abbia già fatto qualcuno nel corso di questi nostri incontri di quest'anno, ma tu, Sergio, è la prima volta che ci sei, vero? Quindi, allora, meno male, perché se no se l'avevi già fatto te. No, ma mi sembra sia stato citato un testo fondamentale, io credo, di questo, il nono trattato della seconda Enneade di Plotino, che è intitolato appunto Contro gli Gnostici. Plotino è un filosofo, come tutti sanno, non è cristiano, va bene? È anticristiano. Sì, questo. Sì, è anche lui anche... e i suoi discepoli. No, ecco, appunto, ora qui vedo che si potrebbe cominciare a giù. Perché, per esempio, Porfirio è certamente anticristiano, ha scritto un contro i cristiani, però è a Porfirio che si è ispirata buona parte anche, come dire, della mistica cristiana. Ma mi permetta di finire il discorso. Plotino non è cristiano, benissimo, diciamo pure è anticristiano. Va bene. Ma quando parla degli gnostici, parlando contro gli gnostici, scrive contro gli gnostici, non sono citati questi gnostici, va bene? Non si dice, non si chiamano per nome, ma gli studiosi argomentano, beh, ci saranno i valentiniani. Ereticoni. Questo non lo so, comunque guarda, c'ho qui il testo greco, casomai lo controlliamo. Quali siano questi gnostici lui non lo dice. Comunque sono certamente al suo tempo c'erano valanghe di gruppi gnostici, c'era, quindi non ci sono problemi, almeno non è questo che mi interessa. Però il discorso che lui fa, che è un discorso, come dire, in nome della ragione, in nome della razionalità, ahimè, lo dico, ci ho messo l'ahimè, no?
è chiaro che si potrebbe rivolgere anche a un altro mondo cristiano, perché sotto questo profilo è vero che le gnosi, come dire, non cristiane probabilmente si distinguono anche per una, direi, per un eccesso di mitologia, no? All'ognosticismo, sto parlando nel senso storico, vero? Direi la cosa è più a noi, o almeno a me, insomma, dà fastidio, è questa moltiplicazione della fantasia sulle divinità, gli eoni, il soprannaturale, eccetera, eccetera. Però non è una questione, per dire, di quantità, là dove ce ne sono più e là dove ce ne sono di meno. Perché, ad esempio, se io accetto come testo canonico anche l'Apocalisse attribuita a Giovanni, beh, insomma, lì la fantasia è sfrenata, non è che vuol dire che qui sia inferiore al mondo, come dire, degli gnostici propriamente detti. Allora, il nostro Plotino dice una cosa che secondo me è quella giusta, e con quella io concludo il mio piccolo intervento, perché parlando appunto degli gnostici, che a un certo momento dice, oh, ci sono quelli che dicono, eccolo qua, sono nono trattato della seconda Enneade, al paragrafo, per chi lo volesse poi ritrovare, al paragrafo nono, ci sono quelli che ti dicono, non vado direttamente all'italiano, qui accanto alla traduzione francese, perché è l'edizione dei, ma so, non ti meravigliare perché tu sei figlio di Dio. Qui dicono le note, dice, ma starà parlando dei marcosiani o di altri. Ma a me questa cosa fa impressione, perché vuol dire, in quanto cristiano, questa cosa, come dire, sembra almeno che tocchi anche me. Ma questi gnostici, per farla breve, cosa fanno? Ignorano le considerazioni degli antichi e soprattutto non parlano della virtù. Non parlano della virtù. Nella virtù, e dice, soltanto la virtù giunta a compimento, eis telos proiusa, e che nell'anima ha preso dimora, metafronesios, con l'intelligenza, breietro luce prudence, ma la phronesis è qualche cosa che ha a che fare direttamente col pensare, cioè soltanto la virtù, insieme all'intelligenza, mostra Dio, mostrano Dio. Senza la virtù, senza la vera virtù, ane ude aretessa le finesse, theos legomenos onomaesti, se senza la virtù vera, Dio è soltanto un puro nome. Ecco, io credo che Dio è un puro nome. Dieu n'est qu'un mot, dice Breguet. Ecco, io credo che la mia considerazione sulla gnosi, più che affidarsi a una pretesa sapienza, e qui ovviamente mi rifaccio agli autori, alle correnti che più mi sono care, penso al non sapere cusaniano, al Nichtwissen di Angelus Silesius, eccetera, all'uomo povero della beatitudine evangelica, no? Beati pauperes spiritu, all'uomo povero che è l'uomo, dice Meister Eckhart, che nulla è,
nulla ha, nulla vuole, ma soprattutto nulla sa. Ecco, io credo, per quanto mi concerne, come dire, che la distinzione tra vera e falsa gnosi, la quale peraltro io non farei, ma in ogni caso debba passare per questo discorso plotiniano. Sì. La discriminante è la virtù vera, perché senza quella Dio è soltanto un puro nome. Ecco, io non credevo che ci fosse da recensire il mio libro qui. Credevo che questa serata fosse dedicata a una visione dell'estetica, dell'arte, che utilizzasse l'ispirazione più alta possibile, perché c'era un professore di estetica che è anche un eminente esponente della cultura fiorentina, poi c'era un professore che si è specializzato nella cultura riguardante la mistica soprattutto, vero? E quindi pensavo che si dovesse parlare dell'arte, e la mia presenza sì, era giustificata dal fatto che io avevo aperto il corso sulla gnosi, ma che poi, essendo stato prevalentemente negativo il discorso iniziale, ci fosse qui l'occasione per fare il discorso positivo, ossia questa distinzione che va fatta fra gnosi pura, quella appunto citata adesso dal professore, vero, citando il Vangelo, questa è la vita eterna, la gnosi di te, e la gnosi impura, che è quella che rifiuta l'offerta che Dio in persona offre. Pensavo che qui ci fosse stata l'occasione, invece, con questi eminenti autori qui, per parlare invece dell'arte e dell'estetica in una prospettiva positiva, ossia come prevedere una evoluzione, una crescita, un miglioramento, come dire, una soddisfazione maggiore, vero, dall'attività artistica. Io sono stato assistente di molti gruppi e adesso ancora da molti anni sono anche assistente di un gruppo di artisti, e naturalmente è stato mio dovere metterli in guardia per tante deviazioni, ma con loro mensilmente io faccio dei discorsi positivi, ossia come possano essere autori di un'arte cristiana. Che è un'applicazione di come io posso essere cristiano. Io posso essere cristiano giornalmente, immedesimandomi sempre di più in Cristo, nella rivelazione che Cristo ha fatto, senza il quale non si va al Padre. Io e il Padre siamo la stessa cosa, e chi non passa attraverso di me non arriva al Padre. Per cui ho messo sì in guardia contro quelli che rifiutano, ecco. Ma al medesimo tempo insegno che
le vie di Dio sono molte, lui continuamente ispira, continuamente non si stanca mai di sollecitare verso il meglio, verso il bene migliore, verso il vero più vero, il vero più completo, vero? È un cammino che noi facciamo tutta la vita, gradualmente, e lui, la sua presenza è continua in tutte le creature, ma specialmente in noi, perché noi siamo oggetto di un amore infinito, perché lui, il perfettissimo, chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, pienezza di essere, diceva Mosè, ma dimmi almeno il tuo nome affinché possa dirlo, mi manda questo, no? Cioè, il mio nome è Io Sono, la pienezza dell'essere. Ecco, quindi l'essere pieno, perfettissimo, lui ci ha amati perfettamente, ossia dando se stesso. E per convincerci di questo dono non è bastato l'universo, perché tutto l'universo è creato proprio al fine di potersi dare lui, ma per potersi dare lui con amore aveva bisogno di un essere che gli rispondesse con amore. Per cui, non essendo bastato l'universo, che parla abbastanza di lui, è abbastanza mediatore di lui, ma è mancata la riconoscenza di questo dono immenso, per cui è venuto lui in persona, l'infinito. La teologia dell'incarnazione, che è inscindibile, ecco, dalla vera metafisica di Dio. Ecco. E è venuto lui in persona, e per potersi farsi accettare, per poter farsi accettare, si è velato, è venuto piccolo, come fa la mamma, laureata da Givone magari, che però quando va col suo bambino insegna a dire, a sillabare, no? Papà, mamma, ecco. Così ha fatto il rivelatore supremo. Ci ha dato degli elementi sufficienti prima per accreditare se stesso, e poi per gradualmente poi dirci che era proprio l'infinito che veniva per farci infiniti, perché il Vangelo è tutto qui, il Vangelo è l'annuncio che noi, capaci di infinito, abbiamo incontrato l'infinito perché lui si è fatto incontro. Perché la divisione fra falsa gnosi e vera gnosi è questa, è che quando ci si presume indipendenti, no? Chiusi nel tempo, l'essere è il tempo, dove l'essere è chiuso nel tempo. Quando ci si presume indipendenti, allora uno si illude di trovare il bandolo della matassa, di conoscere le ragioni delle cose. Quando invece si apre all'infinito, allora è l'infinito in persona che si fa incontro, svela se stesso e svelando se stesso dà la chiave per interpretare tutto bene, in maniera che noi ci ritroviamo dappertutto come tra specchi dell'infinito, quando lui si è fatto riconoscere ed accettare.
Io sono un amante del mare e quando vado al mare c'è l'ora dopo le due, quando il sole comincia a declinare, no? Che la chiamano l'ora degli dèi, perché... Anche il demone meridiano. Sì, 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 l'ora degli dèi, perché a ogni piccola onda, anche quando il mare è calmo, no? Che c'è solamente la brezza, no? Proprio appena appena, ogni piccola onda è uno specchio del sole, che, e quindi è una fantasmagoria vero, di soli, per cui entriamo in un concerto di soli, vero? Ecco, e praticamente quando uno accetta la rivelazione di lui, allora ogni cosa è uno specchio di lui, lo ritroviamo dappertutto. Dico dappertutto, anche in quello che è meno brillante, direi meno perfetto, anche quello che sembra contrario a lui, degenerato, perché non può essere completamente degenerato. Questo aspetto dell'estetica e dell'arte nella descrizione del male fu trattato da Pio XII in due famosi discorsi sul film ideale, dove si trattenne anche appositamente sulla positività della descrizione del male, quando si ha appunto la chiave del bene, no? Perché occorre sempre dare una speranza, ma l'essere è sempre è troppo grande l'impronta che Dio ha lasciato nelle creature e specialmente nell'uomo, dove appunto dice il vostro poeta più vasta orma stampar, no? Volle di sé più vasta orma stampar che nelle altre creature, no? Ma in tutte le creature, ma specialmente nell'uomo, perché l'uomo è aperto all'infinito e quindi ecco che si possono sempre ritrovare degli aspetti positivi nell'uomo, a parte il fatto che proprio perché è aperto all'infinito è aperto a tutto l'universo, e certe visioni moderne confermano che tutte le creature hanno rapporti fra di loro, rapporti per cui ogni creatura è un dono per l'altra. Pensate, non so, al circolo dell'azoto, al circolo del carbonio, ma andate alla radice proprio, dove vedete che l'energia si trasforma in massa, la massa in energia, ogni energie possono passare l'una nell'altra, e dove tutto l'equilibrio anche ecologico è dato da creature che si danno l'una per l'altra. Sicché queste, si potrebbe dire addirittura che la definizione della creatura è di essere per l'altra, ma proprio Dio è questo. Lui è tutto riversato nel Logos, e il Logos è come la faccia di Dio, in cui Dio si specchia, lo specchio della sua faccia, per cui sgorga la gioia, per parlare metaforicamente, un po' poeticamente, la gioia di Dio di essere, la gioia dell'essere, la gioia di vivere, la gioia della propria pienezza, di cui da questa gioia viene la volontà di darsi, come noi sperimentiamo a somiglianza di Lui. Darsi, quando, specialmente quando si è nella gioia di essere, e lui, la creazione che ha fatto è questa espressione di sé, che non potendo fare un altro infinito ha stampato l'orma dell'infinito dappertutto, essendo tutto, ogni essere energia in atto, ma polivalente, perché ogni atomo
può essere trasformato in un altro, da uno vengono tutti gli altri. E pensate, non so, alle cellule totipotenti, no? Per esempio, non so, per parlarci così, per fare un esempio che voi avete certamente sentito dai giornali, si può prendere una cellula non ancora sviluppata e metterla, per esempio, nell'apparato del dente, e questa prende la direzione dell'evoluzione del dente e ripara il dente e lo fa rinascere il dente. Ma questo lo può fare nei vari organi, no? In tutti gli organi si può fare questo. Allora voi vedete questa intercambiabilità di tutte le creature, che naturalmente non hanno la coscienza dell'identità di se stesso, non possono avere quello che abbiamo noi, ossia la capacità di sapere che io sono io, ossia di trascendere tutto quello che io conosco, trascendere il mio essere, il mio atto di conoscenza, e dire io giudico tutto questo, io sono superiore a tutto questo. Solo noi possiamo farlo questo, e per questo anche c'è la radice della libertà, ossia proprio perché abbiamo questa trascendenza sul proprio atto, nella coscienza di noi stessi, possiamo dare noi stessi. E Dio fa questo e ci ha messo in condizioni di essere come Lui. Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Allora io dico agli artisti, come si può fare l'arte cristiana? Bisogna anzitutto sapere che Dio è dappertutto, in me e in tutte le cose. Poi bisogna avere questa continua presenza di Dio, in maniera che qualunque cosa io faccio, io mi sento sempre in comunione con Lui, d'accordo con Lui. Io e te siamo d'accordo, io e te la pensiamo allo stesso modo. Io faccio sempre quello che vuoi tu. Io non ho altro da chiedere che di essere con te. E bisogna mantenere continuamente questo colloquio con Dio e accorgersi a un certo punto che Lui è proprio presente, che Lui parla, che Lui ti suggerisce, specialmente dopo che Gesù ci ha assicurato di essere sempre con noi. Noi credenti, lo sappiamo che è sempre con noi. Certo, quando uno rifiuta Lui, allora è un altro discorso. Allora si trova nei guai, perché non ha più le chiavi per poter interpretare le cose nel senso unitario, nel senso cioè di un universo amato da Dio, in cui Dio è presente e in cui vuole comunicarsi. Questa è la vera gnosi. Ma invece, quando uno coltiva se stesso, in se stesso, questa presenza di Dio rivelatosi in Gesù, allora facilmente anche la storia umana, quella cioè che appare tanto contraddittoria, caotica, senza senso, altro che ragione assoluta, no? Perché esiste la realtà, il contatto con la realtà, no? Lo scadere della libertà, lo scadere dell'intelligenza, lo scadere il male, insomma, no? Che dipende dall'uomo, no? Ecco, quindi la storia è anche un tessuto di errori, un tessuto di sbagli, un tessuto di contraddizioni, è vero, perverse, ma però la costruzione positiva è quella che fanno i buoni, gli atti buoni, non quelli
che fanno queste decadenze, no? Ecco. Per cui anche nella storia si può trovare sempre il lampo di Dio, no? Che ti ispira, come fa Dostoevskij, per esempio, no? Che anche nelle profondità abissali del male, ecco, fa trovare il lampo, no? Ecco, per cui non è il fatto di rappresentare il male, come spesso l'arte dei nostri giorni sembra sguazzare, no? A volte proprio con una deliberata cattiveria, no? Di avvilimento dell'uomo, no? Insomma, pensate al teatro materialista, quello che, per cui, non so, gli artisti si avvoltolano nel fango, oppure nel sangue, no? Si avvoltolano nel sangue, no? Appaiono nudi, tutti cosparsi di sangue, no? Ecco, non c'è confine, diciamo, alla fantasia, altro che l'Apocalisse. L'Apocalisse è un discorso coerente, perfettamente logico, che ha un inizio e una fine, che si riveste di immagini appositamente per non farsi capire, perché la persecuzione era già iniziata e quindi doveva mascherarsi e ricorre a immagini veramente... Io ho detto la prima volta a un artista... il libro dell'Apocalisse, prima leggilo, mi piacerebbe che tu illustrassi, ci sono molte illustrazioni anche moderne del libro dell'Apocalisse, ma io ne ho fatte 4 edizioni con 4 artisti diversi, ma il primo, io quando detti l'Apocalisse in mano a questo dopo un po' me lo restituì e mi disse: è pazzo, questo Giovanni è un pazzo, non aveva trovato la chiave. Ma in realtà invece il libro dell'Apocalisse è un libro, è un paradigma di interpretazione della storia che comincia con il rimprovero fatto alla Chiesa, che è sempre difettosa in ogni secolo, e trova in ogni secolo quelle stesse difficoltà che Giovanni benissimo esprime attraverso immagini, appunto, che solamente quelli che conoscevano tutte quelle, che solamente quelli che conoscevano bene il Vecchio Testamento, dove tutte quelle immagini già ci sono, poteva capire, trovare le chiavi per capire. Comunque, è sempre il paradigma che si ripete a ogni secolo, ovvero la persecuzione, l'imperialismo del denaro, espressione che ha usato per primo Pio XI e che ripetono continuamente i papi fino al presente, no? Ecco. Lì ci sono appunto le due bestie che significano, è tutto un discorso logico, d'altronde come potete immaginare diversamente, è un libro ispirato, no? Fa parte del canone e il Concilio Tridentino ha dogmatizzato che è un libro immune da errore, se vogliamo essere cattolici, no? Perché altrimenti ci separiamo da ciò che è dogma. Ecco. Allora, stavo dicendo che anche nella storia l'artista cristiano, l'artista cioè che è convinto di avere gli occhi illuminati dalla luce, come noi diciamo, dello spirito divino, no? Stiamo per celebrare la festa della effusione dello spirito divino. Ecco, l'artista che è convinto di stare con Dio, che è in colloquio con Dio, che è soprattutto con Gesù, perché Gesù è la rivelazione di Dio e lui ha dato questa grande rivelazione all'artista, che la bellezza più grande è quella di darsi in oblio di sé.
c'erano delle luci simili anche nell'antichità, per esempio Platone. E quando appunto l'artista si immedesima in questo e prende questo come una missione, allora prima di tutto per se stesso deve, per esempio l'artista Conti, lei li avrà conosciuti esibizionisti, no? Che non hanno l'oblio di sé, non pensano all'opera in collaborazione sociale, come si usa il linguaggio, che io uso un linguaggio per farmi capire, io parlo per, altrimenti che parlo? Non parlerei, io parlo per farmi capire. E così questo presumere di tanti artisti che loro fanno per se stessi e non fanno per gli altri, poi fanno le mostre, vogliono essere pagati, no? Anche, ma non lo fanno per farsi capire, deliberatamente. Loro si credono artisti quando nessuno li capisce. Invece no, l'artista cristiano è uno che sa di collaborare con l'universo, di collaborare con le altre creature, di collaborare con la società, di apportare un contributo. Il suo contributo è un lampo che lui ha avuto. Lui è uno gnostico, ma puro. Lui ha avuto un lampo. Ha avuto un lampo. In questo lampo ha colto una forma. È riuscito ad esprimerla. Potrebbe anche non firmarla, se lui ha raggiunto la certezza che il lampo traspira dalla forma che lui ha dato. Potrebbe anche non firmarla, ma ci sono responsabilità sociali, è bene che lo firmi, ma per se stesso non occorrerebbe. Devo finire. Sì. Sì. Ho paura che si vada, sì, un po' troppo. Sì. Ecco. Allora finiamo. Ecco, ma ecco, vuol dire che sappiate, ecco, che l'artista cristiano è uno che vede soprattutto la bellezza dello spirito, perché guardate, per parlare proprio alla toscana, è molto facile fare i culi, molto facile, è molto difficile esprimere i drammi interiori, la costruzione interiore, la positività di chi cresce dentro, di chi conosce di più il vero, di chi è riuscito a vincere una tentazione, di chi è riuscito ad affermarsi contro difficoltà dure. Ecco, questo è la vera, i culmini dell'arte sono questi, ma questa diventa proprio arte cristiana e non occorre neppure chiamarla cristiana, nel senso che ci va da sola incontro a Cristo, ci va da sola incontro a Dio, si salda facilmente con noi, perché noi siamo cattolici, siamo davvero aperti a tutti, siamo stati sempre aperti a tutti gli artisti sinceri, abbiamo fatto lavorare nelle nostre chiese anche atei, anche persone che dicevano che non credevano, e poi quanti poi hanno detto che no, ci hanno ripensato, davvero. Allora finiamo pure, sì, grazie.